troppo basso. Adesso va bene. Allora, vi do il benvenuto. È il secondo appuntamento alla Scuola di Etica e Politica Giacomo Olivi, realizzata da Telecitofono. Il primo appuntamento è stato con Pier Giorgio Paterlini e si è trattato un po' del tema della satira e del rapporto tra satira e politica. Per il secondo appuntamento, concordato già da qualche tempo, insomma, affronteremo il tema fede e politica, che nel frattempo, rispetto magari alle mie iniziali, è diventato forse ancora più d'attualità, ancora forse più scottante, perché comunque il rapporto appunto tra fede, tra una coscienza comunque religiosa, cristiana, e le scelte o la partecipazione politica in questi ultimi tempi, insomma, se ne è parlato parecchio. Di certo parleremo anche d'attualità, ma non è necessario parlare solo di attualità. Diciamo che è inevitabile, purtroppo. Niente, io do il benvenuto a Don Andrea Gallo, che stasera bene o male parlerà un po' del rapporto tra fede e politica, e a seguito vi invito tutti voi, insomma, chi vuole, a dialogare e porre domande in modo molto libero e aperto. La Scuola di Etica e Politica è stata pensata proprio per questo, per riuscire a tornare a parlare di alcuni temi della politica al di fuori di quelli che sono ormai l'imprinting che ci è dato spesso dai partiti, e quindi come un qualcosa che c'è distante. E forse in questo, come Telecitofono, diciamo, abbiamo voluto essere un po' controcorrente, perché la politica in un qualche modo è out per i giovani. Noi non so se l'abbiamo fatta diventare in, non è che ci interessa più di tanto, ci interessa quello però di porre dei temi di riflessione. Niente, adesso do la parola a Don Gallo. Abbiamo iniziato prima, insomma, dell'incontro a fare alcune piccole riflessioni su quelle che sono, su come adesso magari la Chiesa, su come la religione interviene sulla politica. Ma io vi ringrazio che mi avete invitato, sono molto emozionato. Lo dicevo prima, accennando, abituato alla strada, sono sempre vissuto nella strada. Sempre. La mia scelta tra fede e politica è veloce, intanto vedo quasi tutti i giovani. Io più o meno sono coetaneo di Giacomo Olivi, io sono del 28, e vedo del 25, e vedendo voi giovani vi invidio, perché lo dice qui nella lettera, io ho avuto un'educazione clerico-fascista. Mi ricordo alle elementari, come eravamo in classe, spostavamo le bandierine, c'era la mappa, pensate, dell'Etiopia, e la maestra prima ci faceva cantare Faccetta Nera e poi le nostre gloriose truppe da Ambalaggi sono arrivati a Makalè, e spostavamo le bandierine, le abbiamo spostate fino ad Addis Abeba, quindi la formazione, vedo tutti più giovani di me. Mi basti dire che nei nostri libri, nei nostri vocabolari, la parola democrazia, io sto male seduto proprio, non sono mai seduto, la parola democrazia non esisteva, ecco. E allora vedendovi qui, voi che avete la democrazia, e vedere, anzi, perché avete chiamato me, non lo so, dovete chiamare il professor Pera, così tutti vi convincevate che siamo alla frutta a un certo momento.
alla frutta in pieno, nel senso proprio che sembra incredibile, io che avevo 17 anni, staffetta partigiana, infatti i compagni di Rio Saliceto che conoscevo, battaglie, mi hanno portato lì all'uscita dell'autostrada tutte le volte che stanno da queste parti. Quindi io avevo 17 anni e ho visto la liberazione, la festa della liberazione, la Costituzione. Quindi in breve presentazione, prima di tutto sono, come devo dire, sono un uomo. È qui la radice. 79 anni. Un uomo che a un certo momento, sono un cristiano, mi hanno battezzato due volte. Ho saputo dopo in seguito che chi mi ha battezzato era il professore, perché la mia mamma era gravissima e la levatrice, come chiamavano dalle nostre parti, poveri, qui bisogna chiamare un professore, periferia di Genova, arriva sto professore, che ho saputo dopo che era un massone, mangia prete, vede che la situazione è gravissima, mi tira fuori così. Io ho ancora una zia che ha 97 anni, era presente, avrà visto la Madonna, un crocifisso, dice, perché allora pensate cos'è la nostra teologia. Allora c'era che se il bambino moriva prima di essere battezzato, avevano tirato fuori questi teologi il limbo, che non si sa che cazzo fosse il limbo, perché avevano ragionato talmente, dice, in paradiso che meriti ha, mi sembrava che meglio di lui, non lo so se sto paradiso c'è, l'inferno, purgatorio, cosa deve scontare, purificare, allora il limbo. E allora dice, qui bisogna battezzarlo. Fatti conto, mio padre, picca e pala, la mia mamma l'ha letto, me l'immagino, mia zia aveva 17 anni, 18, me la racconta ancora adesso. E allora questo massone mi ha battezzato. Io dopo mesi e mesi, dopo anni ho saputo, perché la mamma deve aver vissuto tanto incubo che dopo ho un certificato di battesimo, nato a luglio, battezzato all'Epifania. Quindi cristiano, prete cattolico proprio. Prete cattolico proprio da 48 anni, quindi vedete che ho già avuto 4 cardinali. L'ultimo cardinale che ho avuto è segretario di Stato, Monsignor eccellentissimo, eminentissimo, San Stabio. Pensa che io, guarda come sono ignorante, era mio compagno di banco all'università. Io prete della strada e lui è governatore generale di questa banca universale che è la Chiesa. Prete, ve l'ho detto, da 48 anni, adesso un nuovo arcivescovo che presto sarà cardinale, presidente della conferenza episcopale. Quindi amo la Chiesa, perché me l'hanno trasmessa la mia gente, i miei vecchi. Io da tempo degli amici dice, tu stai troppo stretto in questa chiesa, vienitene via, ti do io una bella casetta, una bella villetta. Come vengo via? Io sono a casa mia, vengo via da casa mia. I primi cristiani, a volte lo sentite dire dai vescovi, dal Papa, la Chiesa non è una democrazia, non potevano scegliere il termine democrazia. Allora la democrazia aveva i riferimenti greci, le donne no, gli schiavi, quindi era una democrazia. Hanno scelto ecclesia, in latino ecclesia, in italiano chiesa, che vuol dire assemblea del popolo. E nel popolo ognuno ha diritto come tutti gli altri. Il battezzato ha la dignità regale, figlio di Dio, sacerdotale, perché ormai l'unico prete, cioè l'unico sacerdote, il ponte tra Dio e gli uomini è Gesù. Dignità profetica, tutti,
se per un'ipotesi scoprissero che Papa Ratzinger, può darsi che succeda, che non è stato battezzato, decade immediatamente da Papa, da tutto, finito. Voi la sapete quell'ultima, tanto così vi tiro un po' su, forse la sapete già. Nella seconda guerra mondiale Ratzinger è un bravo soldato dell'esercito della Wehrmacht tedesco e combatte e vanno a occupare la Polonia. Lui sta per colpire che vede proprio un cecchino proprio che ha appostato bene, ma lui non se ne accorge e sta per sparargli a un soldato polacco. Sente la voce di Dio e dice no, quello lì non uccidere. Lo cristiano cattolico della Baviera, come non lo uccido? Siamo in guerra. Non lo uccide perché quello è un papa, sarà papa, era Wojtyla. E il carattere del Papa Ratzinger subito si gira a dire e io allora, tu dopo. La storia della Chiesa. Poi sono coordinatore delle comunità di accoglienza da tanti anni. Abbiamo dalla unità di strada, comunità, quindi la strada, il marciapiede. Vedete, nella mia vita io so di correre due rischi. Il primo rischio è di diventare matto. Come uomo, come cristiano, come prete, come coordinatore di comunità, non sarebbe un fallimento, anzi, ho un feeling con i matti. Ma non tanto di diventare matto per le situazioni tragiche che ancora oggi non vi dico che situazioni, ecco, viene l'ossessione di continuare a sentire il mio Papa che continua a dire che sono dei principi non negoziabili. E io ho tutta la mia vita che vivo con coloro che hanno i principi non negoziabili, puttane, convivenze, omosessuali. Vi dico già un particolare, che il nuovo presidente della conferenza, questo vescovo, quando lo incontrerò glielo dico, è questione di lessico, però lui non parla più di principi non negoziabili. Come si fa a non negoziare i principi? Lui ha cominciato a dire principi non valicabili. Bene, per chi li vuole accettare e non da imporre agli altri. Chi li vuole accettare? Allora certo che per un cristiano che vuole essere... E non da imporre agli altri. E allora sto diventando matto, il rischio lo sento per questa indifferenza che viene, per questa arroganza che c'è, soprattutto in modo particolare per la mia Chiesa che amo, che la sento assemblea, un popolo di Dio in cammino per la liberazione, che annuncia la buona notizia a tutti, la buona novella a tutti. E quindi tutto sommato, se divento matto, tanti amici psichiatri, tanti amici, poi c'è un feeling, in qualunque posto dove vado, quando c'è uno che sta un po' male, vai tranquillo che subito ci incontriamo. Il secondo rischio sarebbe qui grave, ed è qui il punto, secondo me, per un cristiano. Ed è chiaro che il cristiano non è esentato dalla responsabilità storica, cioè quella politica. Non siamo esentati. Il secondo rischio sarebbe il mio fallimento completo come uomo, come cristiano, come prete, come coordinatore di comunità. Qual è questo rischio? Il rischio di non concedere a chiunque incontra, a chiunque, il diritto alla non sofferenza e il diritto al piacere Cristo. Io ho studiato teologia più di 50 anni fa, non potevamo dire la parola piacere. Questo film che esce adesso sul seminario, qualche giornalista mi ha chiesto, meno male, fatelo questo film, perché questi seminari, io mi ricordo mancava due mesi a essere prete, io sono stato ordinato il 1 luglio del 59, l'ultima lezione, il professore di morale dice state per diventare preti, andrete, io vengo dai salesiani, andrete nell'oratorio a confessare alle ragazzine, i ragazzini dovete essere prudenti, era il quarto anno che facevamo di università teologica, e dice dovete fare qualche domanda, pensate,
tutta gente ormai che noi sappiamo che i salesiani dopo il liceo fanno il tirocinio, tutta gente già laureata in varie lauree, tutti adulti, e questo professore alto così mi sembra una mezza sega così, dice, la prima domanda dovete fare, ti tocchi? Io ero dei più vecchi, questa sono una vocazione tardiva, sono entrato di salesiano, avevo già 20 anni, poi ve lo dirò come. Ti tocchi? Tutti già. Eravamo rappresentanti 24 nazioni, Istituto Teologico Internazionale, anche cinesi c'erano. A un certo momento sono motivati, i ragazzini vi diranno magari sì perché sono sinceri. Allora un'altra domanda fondamentale. Perché guardate, è tutto qui il centro della fede politica. La seconda domanda, quando ti tocchi, provi piacere? Mi sembra di vedere questo professorino, Don Bongiovanni. Se vi risponde che prova piacere, è peccato. Io subito che ero abituato negli anni, obiezione. Ma scusi professore, è 4 anni che studiamo la natura del peccato, l'odio contro Dio, l'odio. Questo qui se si tocca le palle, il proprio piacere, dico, è rimasto lì. Lei sarà ricevuto dal Rettore Magnifico. Meno male che il Rettore Magnifico era una persona, non dico che si è messa a sorridere quando mi ha chiamato, ma... Avete capito che allora è questo qui che la Chiesa quando a un certo momento riprova un fatto, un'azione, è peccato. Per lo Stato deve diventare reato. Andate a vedere l'ultima documento ufficiale della Congregazione Mondiale Cattolica presieduta dal Cardinal Truviglio. Io se lo incontro, una spinta gliela do. Ha detto, siccome abbiamo stabilito che l'aborto è peccato, è un assassino, ci vuole la pena. Ma com'è possibile? Io quante volte sono stato insieme alle ragazze, se dovevano interrompere la gravidanza, io la parola aborto non la posso più sopportare. Mi ha salvato qualche anno fa un teologo spagnolo. Un amico è diventato anziano, dice non ti arrabbiare, Don Gallo, d'ora in avanti non chiamarlo più aborto. E mi ha illuminato, dice chiamalo maternità non desiderata. E di fatto è già, e allora il cristiano si mette al fianco, ah tu donna, ma prima poi c'è lo stupro, c'è altro, c'è vedete è questo qui il punto centrale, non so, la masturbazione è peccato mortale. Io, siccome la nostra comunità vive di debiti, sempre dovevamo pagare, adesso entro il 15 dovevamo pagare gli interessi, e io quando posso faccio delle marchette, insomma, ma adatto. C'è un prete della Genova bene che mi invita, c'è dei parrocchiani della mia parrocchia che vogliono confessarsi da te. Oh Dio mio, vieni così ti diamo un aiuto per la comunità. E una volta sono lì già dietro a quella grata, viene un giovanotto, poi ho saputo che c'è il primo anno di università, ma sarà l'anno scorso. Ho perso 3 messe, ho perso qui, ho perso là, ho perso. Io cerco di dare qualche speranza, misericordia. A un certo momento vedo già quella grata, anche la confessione, è stato nei secoli. Il cristiano parla di riconciliazione con Dio. Confessione a chi? Come se Dio, che è onnisciente, lo dite nelle teologie, sa già tutto, vai a confessare. Ad ogni modo questo qui vedo che si rabbuia e mi dice, padre, cosa c'è? Ti senti male? Mi sono masturbato. Allora io, a me piace fare un po' di scena. Ah sì? Ah, ti sei masturbato? Sì, hai ricevuto una debolezza. E allora hai fatto peccato mortale? Sì. Allora se non arrivavi qui in tempo a confessarti andavi all'inferno. Sì, sono uscito fuori. Bene, ti do un calcio, un culo, ti mando io all'inferno. Oh Don Gallo sei tu, ma da dove spunti tu? Ma chi te l'ha insegnato queste cose? Siamo a questi livelli qui, allora vedi, capisci che questa assolutamente. Quindi il secondo rischio sarebbe veramente completamente
il mio fallimento. Io so che mi hanno dato tante etichette. La prima etichetta era comunista. Comunista. Io piglio messa, pensa, il primo gennaio, il primo luglio del 59. Del 60 in Italia democratica abbiamo il governo Tambroni, che era diventato presidente del Consiglio grazie all'astensione dei fascisti. Tant'è vero che concede il primo congresso nazionale ai fascisti, che si chiamava allora il MIS, a Genova, medaglia d'oro. Presidente onorario il generale Basile, che era stato il prefetto, capo della provincia durante la Repubblica di Salò a Genova. Martiri della Benedetta, martiri del Turchino, uccisi. Tum, 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 tum. Allora non c'erano i telefonini. Tum, 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 tum. Allora l'Ital Sider, migliaia di operai, cantieri navali, tum, 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 tutti in piazza. Le prime due camionette che sono arrivate nella vasca. Tanto per parlare di pacifismo. E io che ero prete, che ho scelto, adesso vi dirò come, con chi dovevo andare? Con i fascisti? O quelli che allora si chiamavano comunisti? Com'è? Avete capito che quindi le mie etichette, socialista, non vi dico abortista, eccetera, poi mi sono portato via quella del No Global, non vi dico, con il G8 di Genova a luglio, no, del 2001, che ancora adesso si trascina, è stato chiesto una commissione parlamentare, pieni poteri, niente, lasciamo stare se qualcuno farà delle domande. Poi dopo. Quindi vedete che io non ho scelto un'ideologia. Ecco che vi arriva il cristiano, il prete. Non ho scelto un'ideologia. Chi sceglie un'ideologia, e io le rispetto tutte, mi confronto, può anche sbagliare. Ma io non l'ho scelto, io arrivo a 20 anni, quasi miracolato, della democrazia. Ho delle antenne che se tu parli arabo, inglese... tu puoi, io sono sicuro, guardate, non è presunzione, mi è successo una volta, parla uno in inglese, era un'organizzazione riarmo morale, concetti fascisti, beh io parlavo sulla sedia e i miei ragazzi dicono, ma cosa fai? Ma non senti cosa? Ma come non senti? Non capisci un cazzo di inglese, cosa senti? Vieni in capo 3 minuti, parla il traduttore, è un fascista terrificante. Quindi io ho scelto chi ho scelto. Io ho scelto Gesù. Mi sono innamorato. Veramente. Quando parlano dell'amore, toccheremo se ci sarà delle domande. Gesù vuol dire Salvatore. Gesù, la prima volta che va al suo paese, arriva, oh, gli danno da leggere, entra nella sinagoga, dice, sono venuto a portare la buona notizia ai poveri, ai fagocitotati, a quelli che stanno male, a liberare i prigionieri. Dopo un po', passa un po' di tempo, siccome è il re dei re e fa il discorso della corona, è un re dei re che non ha il palazzo, non nasce nel palazzo, nasce a quota zero e allora va su una montagna, si siede, comincia, è troppo fissato, come comincia? Beati i poveri, beati i poveri. E gli operatori della giustizia, beati, non dice beati i vescovi, beati i cardinali, beati i ministri, beati gli industriali, beati, no, beati gli ultimi. E allora ecco questo. Allora a questo punto io sento insieme questa, tutti i miei dissensi, io lo so che la mia scelta è infallibile. Quando dico infallibile non dico che non è peccaminosa, poi palla, mi rompano le balle, drogati di merda, tutti i momenti, ancora ieri un migrante non la finiva più, mi è venuto dietro per 3 chilometri per avere 1 euro. Dico veniamo a casa se non ce n'ho soldi, è lì avanti. Quindi poi, però la scelta è quella lì, è infallibile. E allora tutti i miei dissensi alla Chiesa con parole eccetera, io li considero veramente atti di fedeltà e di amore.
Questo, non so, io vivessi in questa associazione, arrivo e vedo lì quattro ragnatele e vanno da lui, dagli altri, ragazzi sono le ragnatele, subito! E poi mi spiegano, ma guarda che non sono ragnatele, guarda che è un disegnino, un disegnino, noi nella nostra chiesa altro che ragnatele. E allora a questo punto quindi sono sempre da questa. Io vorrei che qualcuno prendesse nota di quello che sto dicendo adesso. Sono frasi che per me li vado in giro dicendo, io non avevo niente da perdere. 40 anni fa, immaginarsi adesso. Negare la pluralità dei valori presenti, di tutti i valori presenti, anche nella società non cristiana pagana, significa contraddire l'insegnamento evangelico. Non è possibile. Capite che questo è il punto fondamentale. Non è così che si sta nella storia e tra gli uomini. Come prete, voi sapete il mio dovere di pregare, facciamo l'aggancio, vedi, fede e politica. Mi ricordo allora avevo il cardinal Tettamanzi. Quante volte mi hanno chiamato in tribunale ecclesiastico, solo Dio lo sa. Io mi appello sempre al vescovo ormai. Io, quando c'avevo il cardinal Canestri, proprio a Reggio Emilia mi è successo, ecco perché mi è venuto in mente. E abbiamo cominciato quanti funerali ho fatto di ADS. Allora mi informo con i migliori infettivologi, il professor Moroni, il professor Aiuti a Roma, Moroni a Milano. Noi avevamo Bassetti a Genova, morto recentemente, un grande, e dice, ma attraverso i rapporti sessuali è possibile avere il contagio con l'HIV. Io ho ancora partecipato all'ultimo convegno internazionale a Roma, a quell'auditorium della tecnica enorme, degli industriali, all'EU, e non mi ricordo le date perché sono vecchio, perdo la memoria, mi ricordo che era ancora viva Maria Teresa di Calcutta lì, che l'ho abbracciata, mi dicono che è già beata, a un certo momento finalmente la fanno parlare. Professore, io sono, vi ringrazio, pensa quanti anni, vi ringrazio di tutto quello che fate per queste creature, per l'Africa, l'Asia e in Italia, l'HIV. Ma a quando il vaccino? Tutti applaudire. Io ero vicino a due professori, brutti bastardi, perché applaudite? Rispondetegli. Lì avevamo Robert Gallo e Montagnier, grandi scopritori dell'HIV. E io sono andato in grande direzione. Quando è c'è questo incontro di questi due grandi? A Gallo gli ho chiesto tramite l'interprete se era mio parente, non mi ha manco cagato, dico magari, sai, Gallo, sai, mio nonno è stato in America, chi lo sa, niente da fare. Quelli dell'organizzazione mi guardano e mi dicono, ma lei è proprio ingenuo, ma non si è reso conto in questo grande convegno enorme, c'erano tutti, che si ignorano Robert Gallo e Montagnier. Perché signora? Perché le guerre della multinazionale devono arrivare per primi al brevetto del vaccino. E la Chiesa? Basterebbe la Chiesa che tutte le domeniche il Papa dalla finestra, ma già con la pace, basterebbe la pace. Ma quando dice la pace, lui dice la pace, no, dice Bush è un figlio di puttana, perché lui deve dirlo, se non lo dice lui, è chiaro che non lo sente, chi lo dice? La pace. Ecco fede politica, questo è il senso fondamentale. Allora mi dice, allora io mi chiamo questo cardinal Canessi, mi manda un professore di morale, noi abbiamo un'unità di strada, forse la prima in Italia, il contatto, quando erano arrivate le ragazzine albanesi, andavano a cercarsi i pannolini nei cassonetti della spazzatura, c'era un rack tremendo, e allora i nostri ragazzi dell'unità di strada finalmente riuscirono a raggiungere veramente un buon rapporto, e allora dice, cosa c'è? Sono incinta, se si accorge il magnaccio che sono incinta, mi dà dei calci nel ventre, mi massacra, mi dà, mi vuole, come fa a tenere una prostituta e via via che porta avanti. E allora noi eravamo riusciti ad avere un presidio ospedaliero che ce l'accoglieva. E allora l'etichetta quella volta dice, no, Don Gallo è abortista.
addirittura porta la gente ad abortire. Portavamo un ospedale dove c'era un'equipe di psicologia, eccetera, eccetera. Tuttora abbiamo una comunità con gli immigrati. Farete voi quelle domande. Io vado, a un certo momento questo cardinale e mi manda il suo professore, tu non puoi dare l'unità di strada, danno il preservativo. Nelle nostre comunità, puoi immaginare, tutti i ragazzi che vengono dalla, a un certo momento. E allora sono lì per andare all'udienza, viene il segretario e dice, lei Don Gallo sta per andare all'udienza, sua eminenza l'aspetta, mi raccomando, le do un consiglio, non dica la parola preservativo. E cosa devo dire? Allora bene, dico, va bene, don, gli dirò profilo, no profilo, un cardinale di Santa Romana Chiesa, cosa devo dire? Lei si mantenga sull'anticoncezionale. È quello lì che arrivo lì. E allora tu ti devi presentare ai giovani con i nostri principi e basta. E sono, ma guardi Eminenza, che io con gli infettivologi ho approfondito, penso che lei sappia che i rapporti sessuali sono diffusi. Noi dobbiamo assolutamente rispettare i nostri principi. No? Oh, quella volta lì, guardate, mi dispiace, dico, Eminenza, vai a fanculo. E io, ecco, ho capito perché non faccio carriera, perché... E continuavano a chiamarmi con questi preservativi. Mi è successo a Reggio Emilia. Un bellissimo locale dove è tutto in legno. Ma una cosa, organizzato, c'erano suore, preti, perché le prime comunità, parlo già di 7, 8, 10, un ospedale che c'era già un reparto buono. Mi ricordo che io avevo abbracciato il professore in questo reparto, questi malati terminali. Sì, adesso abbiamo gli inibitori delle proteasi, una tregua. Niente, si continua una strage, milioni, milioni, non parliamo dell'Africa, non gli danno manco le medicine, eccetera. Questo professore aveva chiesto a Reggio Emilia degli artisti, e allora nelle camere di questi ragazzi che si trascinavano, allora c'era la ZT, questo AZT l'avevano lasciato nei magazzini da anni e anni, era un calmante, non serviva più a nessuno. C'hanno scritto nelle nuove cose, AZT retrovir. Costava l'ira di Dio. Siamo andati noi da Genova, dovevamo andarsela a comprare a Lugano, non serviva a niente. Allora in modo siamo lì, parla un infettivologo, c'era anche la musica, organizzato bene un locale, non vi so dire, so che è una bella cosa, tutto in legno, bello, grande, suono l'infettivologo, parla e il relatore, io come al solito l'ultimo, la voce della strada e la conduttrice era la Serena Dandini, animale da spettacolo, eccetera, tutto. Dopo le relazioni lei piglia il microfono e va, dice adesso i relatori prendono nota, io vado in platea, chiedo a lei cosa dice lei, e comincia, va avanti 10 minuti, un quarto d'ora. A questo punto, mentre siamo lì, io sono qui nel mio angolino qui così e bla 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 bla, e Don Gallo dalla platea, che perché ogni tanto qualcuno diceva, ma il preservativo è morale, perché c'erano anche delle suore, dei pre, c'era quello della collina Don Lorenzo, che è un mio amico, la comunità, la collina, chiedeteglielo, no? E dice, a un certo momento, Don Gallo, ma cosa diciamo ai vescovi di questi preservativi? A me che mi vengono, a me mi hanno definito, c'è anche un libro, angelicamente anarchico, non perché sono un angelo, perché sono contro ogni violenza. Anarchico perché quando c'è un piccolo sorpruso io sono subito dalla parte, poi magari ha torto marcio quello che magari ha avuto il sorpruso, però io sono subito col sorpruso, poi vediamo dopo con quello che subisce il sorpruso, poi vediamo dopo. E allora Don Gallo, cosa diciamo ai nostri vescovi per i preservativi? A me mi vengono fuori. Serena, diciamo ai nostri vescovi che se vanno a puttane usino i preservativi. Non m'han mai più chiamato. Venisse sparsa la voce, a un certo momento si guarda, e sì, Don Lorenzo uscendo mi dice, Don Gallo, io ti voglio tanto bene. E dice, potevi anche evitare, come potevi evitare? E tu sei così un prete così bravo, così cattolico, domani rischi di avere, perché sai, lo spirito è forte, la carne è debole, e domani rischi di avere il vescovo di Reggio Emilia con la sifilide, con l'HIV. Ah, dice, non ci avevo pensato, vabbè, pensaci un po'.
Quindi entrare in questo mistero veramente del male. E allora un'altra volta col cardinale Tetaman, vieni, eravamo un ingresso di un parroco, poi c'è il rinfresco, e dice: pretaccio, vieni un po' qui. Adesso c'è Candido Cannavò, che è direttore della Gazzetta dello Sport fino a qualche anno fa. Un mese fa mi telefona: Gallo, Candido Cannavò, l'avrete sentito, cosa c'è? Finalmente, non lo sai che non sono più direttore della Gazzetta, meno male, si scherza, un amico. E dice: scrivo libri, ho scritto i libri sul carcere di San Vittore, bravo, io l'ho saputo, mandamelo. Poi ho scritto sui disabili, adesso voglio scrivere i pretacci d'Italia. E ci voglio infilare anche te. Dice: sei d'accordo? Sei d'accordo? Infatti dopo 20 giorni è arrivata a Genova, abbiamo parlato mezza giornata e non so. Vabbè, questo cardinale davanti mi dice: dimmi un po', ma come prete? Preghi? Eminenza, vuoi che io non preghi? Quando poi soprattutto voi fate queste zuppe? E allora mi rivolgo al padre. Ah, siccome c'era un buon rapporto, è stato 7 anni. E dico: guardi che io ho una preghiera che recito da tanti anni. Dopo il breviario, e dico: se lei mi dà il nulla osta, io la diffondo. È una battuta. Lui curioso, milanese: qual è questa preghiera, eminenza? I primi 12 articoli della Costituzione Repubblicana. Sarebbe tutto risolto, caro, tutto risolto, anche Pax, picche, Pax, come li chiamano, non so. Io mi ricordo una volta ero alla Normale di Pisa, sarà almeno 10 anni fa, studenti, tutti intelligenti, si parlava già delle coppie, e io parlo che se è amore, l'espressione di amore, voi sapete, non so se qualche studioso qui, che continuano a dire che la Bibbia scrive che l'uomo è la Bibbia, dice maschio e femmina, ormai gli studiosi hanno già assicurato che noi nella natura umana sono 4 sessi, e il quinto sta per essere a un certo momento confermato, quindi guarda te. Dice: sai la Bibbia, tu cos'è? La Bibbia, la Bibbia, caro mio, per secoli se dicevi che la terra è piatta, andavi, non dicevi che la terra è piatta, andavi al rogo. Quel povero Galileo Galilei, quando ha cominciato a dire: vedi, questa terra gira, questa terra gira, vedi. Oh, l'avete visto il film della Liliana Cavani? L'ultimo tentativo che fa l'Innocenzo lì, il tribunale a Roma, lo porta a vedere la sala delle torture. A un certo momento, quando vedi che esce un bellissimo film, io avevo vicino un cattolico, poi serio, se n'è andato, non ha sopportato, tutte queste torture li fanno vedere. Allora lui va là davanti al Papa: no, la terra non gira. Quindi siamo attenti, non è un trattato astronomico, è una parola di Dio. E basterebbe, a un certo momento eravamo alla Normale, e allora un ragazzo alle domande poi dice: io capisco tutte le coppie, i rapporti prematrimoniali, l'amore, eccetera, eccetera, però Don Galo, le coppie omosessuali, e ecco, come al solito mi vengono fuori queste cose. Sta a sentire, ammetti che domani voi 10-12 andate in gita, ragazzi, ragazzi, e vi fermate a una pensione. Ad un certo momento, mentre sei in una pensione, c'è un corridoio, sono le camere, tu vedi che in una camera entrano 2 ragazze, tuoi compagni, nell'altra camera entrano 2 ragazzi. Tu cosa fai? Vai a vedere dal buco della serratura? Allora sei un guardone. Non vi dico, lì alla Normale hanno capito, cioè proprio capito questo senso del rispetto. Come puoi tu immaginare? Ad ogni modo, a questo punto basterebbe leggere qui l'articolo 3, che poi sfocia. Foccia, subito, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Non vi dico l'articolo 2. E allora voi vedete, scrivetevi un'altra frase, che ormai in questi tempi io quasi vi ringrazio che mi ha invitato, perché io mi sfogo un po' da vecchio, io sono vecchio. Posso morire domani mattina, tanto cosa, vecchi, a un certo momento.
In questi ultimi tempi la mia Chiesa, che vi dico che amo, che è la mia Chiesa, è il mio popolo in cammino, io mi sento figlio di Abramo, mi sento proprio, mi accorgo, la mia gerarchia, chiamo gerarchia perché la Chiesa, la Chiesa, milioni e milioni di martiri di tutto il mondo, testimoni, da tutte le parti. Queste gerarchie, ma pensate al referendum, alla procreazione assistita, siete andati a votare, se non siete andati a votare vi scomunico. Ma vi ricordo, il primo giorno mi arriva una cartella così scorretti, io ho un amico all'agenzia ANSA, mi telefona, pronto, stavolta ci sei nel mirino, cosa dici? Dice, Gallo, non fare il furbo, abbiamo qui davanti il comunicato della Curia. 1 giugno 2005, ah sì, dico, io non ho ricevuto, ed era vero, mi è arrivato 2 ore dopo. Cosa va a dire? Io non andavo d'altro che dire in giro, mi chiedevano, va a votare? A un partigiano chiedete se va a votare, ma guardate che le donne non votavano, anche dal Risorgimento, vanno a votare la prima volta per il referendum sulla monarchia, la Repubblica. Io no, è l'humus della democrazia, è chiaro che vado a votare, intanto vado a informarmi, cos'è sto referendum? Io so che posso votare sì, posso votare no, posso mettere la scheda bianca. Non vado a votare, allora mi scrive, se lei in questi prossimi giorni, era il vicario generale che è anche vescovo, se lei non farà chiarezza d'intesa col cardinale arcivescovo, che poi è l'attuale segretario di Stato, quindi io mi immagino il Papa scherzando, quando tant'è io qualche volta vado a finire sui giornali, anche se sono abbastanza censurato, e di dire al Papa, ma chi è questo Gallo a Genova? Cosa gli dirà Bertone? Cioè, ma è un fuori di testa. Allora va, meno ma, però qualche mio amico cattolico, però come sei coraggioso, io tanto so che il rogo, fino a questo momento il rogo non c'è, no? Quindi insomma, sai, forse il rogo, io non so se Galileo o Galileo, allora questo, dice, questi ultimi interventi, questi ultimi, ecco, parlate, e io mi ricordo che 3 gli ho risposto, eccellenza le benedizio, visto che vuol fare chiarezza, Don Andrea Gallo nato prete, domenica 12 giugno alle 14:30 in via Asilo Garbarino 124 alla sezione 26, Don Gallo va a votare. Così alle 14:30 e l'ho mandato il 3. E quindi c'erano alle 12:30, alle 14:30 c'erano 7 fotografi. Ora voi dovete sapere che in Vaticano il più stupido suona il violino, cioè a minimo 3 lauree. Pensate che giuridicamente non hanno potuto farmi niente. Come fa, ecco qui fede politica, come fa un vescovo a obbligarmi, a me che sono cittadino, di non andare a votare perché così il quorum? Tant'è vero che poi dopo qualche mese l'ho incontrato, mi fa, tant'è, non sei andato a votare. Lo credo eminenza, per me il voto è la democrazia, l'espressione, fin tanto che ci lasciamo votare almeno qualcosa. Sì, ma è una questione delicata, appunto perché è delicata. Gliel'ho detto andando via, dico, non sei riuscito a governare a me in 3 anni, è stato 3 anni, come cazzo fai ad andare a governare la Chiesa? Non lo so. E gli ho portato, sfiga, non era ancora arrivata a Roma che scoppia tutta la rete di spie, preti, vescovi in Polonia, quindi una sfiga, Milingo che lui lo portava, che l'aveva salvato, è sparito con la sua zanze che tunga eccetera, quindi beh, io secondo me porto una sfiga. Che è terribile. Allora, attenti, questi ultimi interventi che continuano sono di una inaudita gravità. L'ho detto anche con la prima di televisione lì che c'era. L'Italia ricadrebbe nella deprecata condizione di conflitto tra la condizione di credente e quella di cittadino.
Ma vi rendete conto a un certo momento? Vi rendete conto? Quindi a questo punto, a mio avviso, facciamo un po' la sintesi della Repubblica, della Costituzione. Qui hanno partecipato la matrice cattolica, socialista, comunista, liberale, monarchica, il Partito d'Azione, repubblicani. Mesi e mesi. E la sintesi cos'è? Che l'Italia è una Repubblica, res pubblica, che riguarda tutti e si evolvono. Democratica, e quindi che riguarda tutti. A un certo momento poi, ve lo devo dire io, guarda te, non fate brutta figura voi, adesso quello che vi sto dicendo, la terza caratteristica della Costituzione italiana, ho detto che l'Italia è una Repubblica democratica, laica, laica. Quarto, antifascista, e non è un optional. Antifascismo vuol dire impietà, vuol dire creare le razze, la razza diversa, i virili, quelli là, questi qui, questi conti, cioè questa dicotomia, inclusione o esclusione, o se inclu- come l'antichissima leggenda di Gilgamesh, che poi è la storia delle prime pagine del Genesi, e il paradiso terrestre, tu fuori, adesso andate fuori, cioè non solo, sarai perseguitato. Attualmente c'è questa dicotomia terrificante dei vari poteri, a me me lo dice Fabrizio De André, mi diceva, io poteri buoni non ho mai visto, e aveva due obiettivi già che mi è venuto in mente Fabrizio. Primo, quest'ansia, lui, classe borghese, l'ansia della giustizia sociale, ecco dove si esprime la sua arte, la sua poesia, la sua musica. Secondo, dice, io sono ancora giovane, mi diceva Andrea, vivrò in un mondo migliore. Dopo qualche anno mi ha detto, alla seconda non ci credo più, però continuiamo con le sue canzoni. E allora voi che vi rendete conto che per noi cattolici che credono al dialogo vissuto nell'ascolto dell'altro è Gesù. Gesù non va a trattare con gli altri, e venga a trattare, voi chi siete, omosessuali, voi chi siete, centinaia e centinaia di coppie di fatto, voi chi siete, i divorziati che non possono avere il sacramento, voi chi siete, noi con voi non tratto, chiuso, basta. E qui Gesù non c'è niente a che fare, Gesù va verso gli altri, ma non a trattare, prima di tutto si mette lì, e non a giudicare. Assolutamente. Quindi per noi, dicendola con termini biblici, per me almeno che vivo, ve l'ho detto, sono giorni cattivi, perché abbiamo attorno il silenzio. Mi diceva lui prima di arrivare che era già d'accordo, che è un mio grande amico da tanti anni, di Monsignor Luigi Bettazzi. La curia di Reggio si permette di dire a un vescovo che ha 80 anni, stato anni e anni vescovo ausiliare di Bologna, vescovo a Ivrea, padre conciliare al concilio, una reliquia, dire tu a Reggio Emilia, un gruppo di giovani non parli, è una bestemmia questa, diglielo a questo vescovo, l'ho detto io me ne sbaccio i coglioni, è una bestemmia, come fanno a dire di no a un vescovo di non venire? Casomai lo correggeranno dopo, guarda che là hai detto qualcosa che, ma non prima. Sarà ingerenza, addirittura uno scontro all'interno della civiltà cattolica stessa. Quando continuano a dirci, e tant'è, nella Costituzione europea non hanno messo che l'Europa ha radici cristiane. Meno male! Quando voi vedete un bel albero fiorito e aperto, che radici che deve avere. Vedi, guarda che albero che siamo noi. Quindi queste radici non ci sono. Io non so se c'erano una volta, adesso non ci sono di sicuro. E allora, voi capite, sono giorni cattivi, abbiamo attorno il silenzio, il disprezzo. Io l'ho saputo dopo che il mio amico Don Luciano Scaccaglia, parroco di Santa Cristina qui a Parma, purtroppo stasera abbiamo perso tempo, volevo andarlo a abbracciare, sul sagrato della chiesa, passato due o tre, tu sei quello che difendi, eh? E l'hanno preso a pugni. E la curia quasi tace. Purtroppo è morto il mio grande amico, compagno, Mario Tomasini, di Parma,
altrimenti so che mi avrebbe chiamato, avremmo fatto un po' di casini, avremmo fatto, ma questa volta andavamo alla curia, adesso tu vescovo vai a difendere il tuo prete lì. Questa, vedete questo passaggio continuo, e quindi io non voglio giudicare, volete, quindi sarà anche un silenzio non vigliacco, ma certamente è responsabile da parte chi trova la motivazione che non vuol rompere la comunione ecclesiale. Guardate che cosa dice Paolo VI il 7 dicembre del 1965, alla chiusura del Concilio Vaticano II. C'è una frase che dice tutto di questo periodo. A un certo momento dice, chiudendo il Concilio Vaticano, 2400 vescovi da tutto il mondo, questa apertura, questa primavera, questi domi, Gaudium et Spes, questa apertura alla ricerca, questa chiesa, che la chiesa, la religione cattolica non è una cultura. Immagini se Gesù, poveretto, preso tanto di quelle botte e sputi, viene a formare la cultura se la sono formata loro. Il messaggio di Gesù non è la cultura cattolica, continua a dire che c'è la cultura cattolica, non esiste. Se la sono fatti loro, è loro, ma di cattolico, cioè di fedeltà al Vangelo, non esiste. La cultura di Gesù è quella di Gesù, visita tutte le culture. E quindi come fa a essere una cultura? Come fa a visitare? Allora Paolo VI dice, perché tutti abbiamo questa spiritualità nel profondo. Sarebbe interessante andare a fondo per gli atei, gli agnostici. Tutti figli di Dio, questa spiritualità profonda. Pensa che spiritualità che aveva giusto Fabrizio De André, scrive la buona novella, però si rende conto, scrive anche, si chiamava Gesù, scrive il testamento di Tito, contesta i comandamenti, e lui non ce l'ha certo con Gesù, non ce l'ha certo, ce l'ha a un certo momento, la spiritualità profonda. E quindi lui dice, si può amare Dio? Paolo VI, solamente amando l'uomo. E i cristiani annunciano la buona notizia. E io mi vogliono ridurre prete per annunciare buona notizia, devo andare. Ai PAC no, alle coppie omosessuali no, quelli là no, 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 no. Tutti quei mi chiedono no, masturbazione no, 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 no. Cos'è? Annuncio la buona notizia, cosa faccio? Non so. Allora vedete che la distinzione veramente di annunciare la buona novella, sì, la Chiesa, penso che in questo momento vorrei dimostrare, penso di essere stato frainteso da un uditorio così intelligente, ciò non toglie, poi dopo potete fare qualunque osservazione, domande da 100.000 pistole, tu non sai cosa ti sei perso, benino. Questo sei mica della Digos. Eh sì, perché a volte vado in certi paesi, non so dove, arriva il sindaco e mi dice, ma guarda che è già venuto 4 volte la Digo, ha detto se ti fermi a dormire in questo paese qui, ma che caso di trenta la Digo dove vado a dormire io? Ma guarda, roba, sono sopravvalutato, proprio sopravvalutato, io conosco i miei limiti. Allora, attenti bene, so che non mi avete frainteso, la Chiesa ha il dovere e il diritto di intervenire pubblicamente in difesa del suo umanesimo, della sua proposta morale, ci mancherebbe altro, in cui crede, e non deve essere zittita nel suo annuncio a tutti del messaggio che dà, del Vangelo. Ah, allora se dà l'annuncio del Vangelo a tutti, l'annuncio di Gesù è mite, è nel rispetto dell'altro, non è intransigente, non è arrogante, non è contrapposizione. A una società secolarizzata, pagana, giudicata malsana e priva di valori,
Ma vi rendete conto che è priva di valore? Dice, chi non mette in pratica non può manco fare il politico, non può, ma dicono queste cose qui. Beh, ma se l'avranno visto, fatti conto che in Nord America, la Chiesa Cattolica in Nord America, hanno trovato pedofili dal cardinale ai sacrestani. E allora guardatevi un po' cosa succede lì. Capite che questo qui è proprio, è veramente la società malsana e priva di valore. Tu hai ricordato ogni tanto che fuori la croce, no, no, il croce, io dico, ecco, io qua, guarda, me ne devo andare. Dai, non c'è il crocifisso. Devo andare via. Ma vi rendete, quest'anno c'è stato uno, non so, non voleva fare il presepio, non so in quale paese, e i musulmani non vogliono il presepio. Fatti conto, nelle nostre comunità, gli unici che fanno il presepio sono i ragazzi musulmani. Per dire, scatta la crociata. E allora non si permetta il cristiano di giudicare. Non può, ma non perché lo dico io, di disprezzare. Addirittura ormai la scienza dice che l'omosessualità, prima continuano a dire che vizio maledetto, se non ci fossero stati gli omosessuali, diglielo al Papa, non avremmo i musei vaticani. Ti voi rendete conto? Noi abbiamo i musei, vedi che sono tutti omosessuali quelli che hanno fatto, anche Michelangelo, ma lo sapevano molto bene loro. Che cosa? Allora c'è un vizio, poi è una malattia, poi e siamo tornati. L'ultimo catechismo di qualche anni fa diceva, la scienza ha detto che tutti nasciamo sessuati, poi via via in noi emerge il sesso. Io adesso a 80 anni mi chiedo che sesso ho secondo te, no, non so. Quindi state attenti. A un certo momento si è sentito gridare a Satana, il cardinale di Torino dirà, questi dico, questi movimenti, questo Parlamento è Satana che rovina la famiglia. Oh, verrà ragazzi, io la conosco. Ma la Rosy Bindi mi sa che proprio di Satana proprio non c'è niente. Pora Rosy Bindi, deve essere anche vergine, almeno una volta ha detto che lei è vergine. Quell'altra porta il cilicio, non so che cosa. Quindi, quello di Bologna mi sembra che abbia... L'anticristo rovina la famiglia! Ma come si fa se uno vuol mantenere i suoi impegni? A essere danneggiato, i PACS, così dire, tutte queste cose qui non è che causano la rovina della famiglia, è la famiglia secolare diventata autoritaria, borghese, chiusa, eccetera, un posto dove si va a mangiare, non c'è i rapporti, che ha causato la scelta di altre forme di convivenza. È un grande segnale per ricostruire, reinventare la famiglia, la parentela, la fraternità. È intelligente la candidata alle presidenziali francese, è interessante adesso, sai, liberté, égalité, fraternité, diceva. Lei ha cominciato a dire sororité, cominciava a non escludere le donne, sororité, non fraternité, vedi questo maschilismo. E nella nostra famiglia, dov'è le violenze sessuali più brutte, ma statistiche ufficiali, che avvengono nella pedofilia e che avvengono nella violenza sessuale, dove avvengono? Nella famiglia eterosessuale, e magari confermata con l'anagrafe ecclesiastica. Voi pensate, torniamo alla mia teologia, 50 anni fa, quando si parlava di sesso, allora parlava in latino tutto. Finis principalis matrimoni, procreatio. Se scopi devi procreare e non c'è niente da fare. Io rimanevo un po' lì, dico, ma come? Mia mamma ha due figli, che sia rimasta in astinenza sempre. Ma io sarò una santa. Io, ma tutte storie che mi passano per la testa. Ad ogni modo, ad secundum, remedium concupiscente. Finalmente avevano capito che Dio, perché se sono credenti il disegno della grande natura è di Dio, se sono credenti o no, è Lui. Allora hanno capito che abbiamo delle attrazioni sessuali, abbiamo, ecco, questo, e con quest'altro, e quest'altro, e allora gli incontri, l'affettività, eccetera, secundum, e allora avevano capito, remedio, però ti sposi, fine principale, procreazio, così, tertium,
guarda che l'ho studiato io, anche quella volta sono finito dal rettore magnifico. Tertium, attenti, adiutorium sibi, che ve lo traduco, che vuol dire l'amore degli sposi. Io subito, obex, obiezione. Come al solito il chierico gallo, sì, come al solito, scusi professore, siccome almeno c'era il permesso, dico guardi che mi sa che nel matrimonio il fine principale è l'amore. Vai dal rettore magnifico. Ormai da decenni, dopo il concilio nella chiesa, nei trattati del matrimonio, finalmente dice primis, l'amore. Tant'è vero che voi sapete che nei sacramenti, a proposito che gridano tanto, il matrimonio cosiddetto cattolico, adesso concordatario, diventa sacramento nella Chiesa, sacramento, quindi col sigillo Gesù presente. Nel 1220, nel Concilio Lateranense IV, per 1200 anni, tutti i cristiani si sposavano con la loro morale, la moglie con il matrimonio monogamico, l'indissolubilità, la fedeltà, ma non andavano da nessun'altra parte, andavano dove c'erano gli altri, nel villaggio. Diventa sacramento nel 1220. Voi sapete che in ogni sacramento c'è la materia e il ministro. Per esempio il battesimo, la materia è l'acqua rigeneratrice e il ministro che battezza. Nel sacramento della Chiesa, che adesso è sacramento, matrimonio, la materia qual è? È l'amore degli sposi. Se non c'è sì, ci sarà altre devianze, però se volete chiamarla così, c'è un amore. Non solo, e il ministro nel sacramento del matrimonio cattolico, chi è il ministro? Gli sposi. Quindi il prete che è lì, o vescovo e cardinale, è lì per dare il timbro, mentre in comune